che è Rosario Mazzola, che è il responsabile del settore idrico e del rischio, diciamo, degli investimenti sul rischio idrogeologico del PNRR, credo abbia a disposizione una quindicina di miliardi più o meno, da, e qualche spicciolo, con una tempistica europea molto stringente. E io dico subito che, diciamo, è cambiato anche per noi autorità di distretto, per le regioni, nei rapporti con Rosario, nei rapporti con i ministeri, soprattutto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, insomma, che ha in gestione questa parte qui, e il Ministero della Transizione Ecologica. Cioè, noi si lavora oggi su schemi idrici, no? Nel senso, su non più su, diciamo, opere che possono essere più o meno realizzate, ma su veri e propri modelli, schemi che mettono insieme invasi, acquedotti, che insomma in qualche modo riescono a ripetere la grande avventura italiana dell'immediato dopoguerra, e soprattutto negli anni 60, quando gli investimenti avevano una logica, un senso, quindi insomma grandi dighe, piccoli medi invasi collegati agli acquedotti, adduzioni, e quindi davvero c'era una logica. Ora ricominciamo a ragionare con questa impostazione qui, che è abbastanza innovativa per noi italiani, devo dire anche un po' per la legge Galli, no Rosario? Perché la legge Galli, con la divisione in 93 autorità di ambito, un po' suddiviso, ha creato un po' dei confini anche per l'acqua che non esistono, no? Perché l'acqua non può avere confini, e quindi, diciamo, noi andiamo oltre anche quella distribuzione geografica di confini, anche, insomma, andiamo anche oltre. Oltre le regioni, quindi gli schemi sono anche interregionali. Io penso alla Toscana, la diga di Montedoglio è a cavallo tra Umbria e Toscana, serve sia l'una che l'altra regione, quindi ragionare di acqua per Arezzo, per l'Umbria o per la Toscana Sud significa appunto andare oltre gli schemi, no? E quindi questo è il lavoro nuovo che ci aspetta, è un lavoro estremamente importante. Quindi, dando il benvenuto a tutti, ai tanti che ci stanno ascoltando, io do subito la parola a Rosario Mazzola, così ci fai un quadro, ci fai sognare, Rosario, perché siamo in una fase in cui c'è anche bisogno, insomma, di grande passione, perché non ci è mai capitato un'occasione del genere, siamo sempre lì a guardare le tariffe, invece fortunatamente arriva Rosario e ci mette davanti un po'. Beh, non vorrei arrivare agli incubi, però, ecco, dal sogno all'incubo passa poco, ecco, insomma, non è una cosa così. Insomma, approfitto l'occasione, ringrazio moltissimo Erasmo per questo invito, approfitto l'occasione per raccontare un po' qualcosa che, come è nato, insomma, tutto sommato, questo PNR, e come si sviluppa, si sta sviluppando, è quello che io prevedo, che spero, ecco, in questo caso sia un sogno, che possa essere il futuro, ecco, diciamo. Che l'ho vissuto prima di tutto in prima persona, perché fui chiamato da colei che in quel momento guidava il MEF per quanto riguarda il PNR, che era Alessandra Dal Verme, mi ha chiamato come esperto di aiutarla nella professione, prima come MEF, poi ho avuto l'occasione, e l'ho ancora adesso in realtà, come esperto per la struttura di missione del MIMS, di seguire la parte però specificatamente di cui parlerò con maggiore precisione, quella relativa al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. E adesso mi stanno chiedendo, insomma, adesso non siamo ancora partiti, ma mi hanno chiesto di coordinare il gruppo di lavoro che è presso il CITE, che sarebbe il Comitato Interministeriale di Transizione Ecologica, deve a questo punto andare, non solo, chiamiamolo così, il CITE dovrebbe dire cos'è il piano, quindi non solo PNR, ma cosa c'è oltre il PNR. Perché cominciamo subito a dire che il PNR, immediatamente, che cos'è? È un contenitore, qualcosa che deve fare partire con la maggiore velocità possibile, e partire sostanzialmente non per i sogni futuri,
ma per quelle cose attuali. Questo è già spesso, lo leggo in tutta Italia, c'è una confusione sostanziale su questo. Se noi dobbiamo chiudere, perché lasciamo perdere le cose intermedie, i milestones intermedi che abbiamo messo, tutte queste cose, ma noi se dobbiamo chiudere i lavori, l'ultimazione dei lavori, entro il giugno 2026, capite bene che in molte nostre cose, giugno 2026 è domani, non è molto lontano. E la chiusura è particolare perché anche noi siamo abituati anche ai fondi europei, dice vabbè, poi casomai mettiamo un progetto a sponda, poi faremo un'altra cosa, cioè il solito cosa nostra, no? Poi alla fine in qualche maniera ci aggiustiamo. No, qui c'è i progetti che metti dentro, e qui cominciamo a vedere la prima difficoltà, i progetti che metti dentro dovrebbero essere progetti già consolidati, che già sono in fase di partenza, che a partire da febbraio 2020 puoi rendicontare fino al 2026. Questo significa che dovresti avere progetti che partono a febbraio 2020, teoricamente, no? Perché avresti il massimo dello spazio disponibile. Purtroppo la questione, la prima questione che in Italia abbiamo dovuto, per me non era una, era proprio, non è una cosa che mi meravigliava, anzi ne ero consapevole sin dall'inizio, è sul fatto che manca proprio questa capacità di pianificare organicamente per tempo, tale che quando arrivano i soldi poi sai cosa fare. La pianificazione in realtà, quindi la pianificazione e la progettualità, dovrebbe partire senza soldi o comunque prima dei soldi veri, in maniera tale che quando arrivano delle risorse finanziarie sai come investire. E questo abbiamo un gap rispetto ad altri paesi, perché altri paesi, la Spagna, sto parlando dei paesi del Mediterraneo, ma tutti gli altri paesi hanno maggiore le capacità di pianificare, centralità e capacità di pianificare per tempo. E l'altro elemento positivo, ma che diventa negativo, è quello anche di avere parecchi soldi. Cioè, quindi avere parecchi soldi e molti sogni è una, secondo me, è una combinazione che può essere esplosiva. Tant'è vero che io reputo, spero che ci sia una finestra di qua un anno su cui certe scelte che sono state fatte, che adesso vorrei illustrare rapidamente, possono essere rivisitate, perché il mio forse timore è che noi, siccome non c'è al centro la capacità di capire cosa è realtà e cosa è sogno, a questo punto ci troveremo fra un annetto con una serie di evanescenti sogni che bisognerà vedere come riusciamo a spendere questi soldi. Nel caso idrico non sono i 15, ma nel caso idrico diciamo noi abbiamo tre linee, abbiamo diciamo quattro linee finanziarie, di cui due però, anche qui c'è una suddivisione spesso non troppo logica, però una linea finanziaria è intestata al Ministero delle Politiche Agricole, che sarebbe quello dell'efficienza idrica in agricoltura, una linea finanziaria è intestata al MIT, che sarebbero i 600 milioni di euro dedicati, che dovrebbero essere dedicati alle acque sporche, quindi alla quota delle fognature e depurazione, e poi due linee finanziarie, che sono poi quelle che ho seguito maggiormente, che sono quelle che ho seguito e che sto seguendo, sono due linee finanziarie che sono dedicate, una alla resilienza dei sistemi, superando la suddivisione in vasi acquedotti, che oggettivamente non hanno nessuna logica tecnica, no? Diciamo, quello che a noi importa è che i sistemi, l'approvvigionamento idrico sia resiliente e quindi sia assicurato oggi e domani in scenari di dinamicità, diciamo, di climatica, che ambientale e climatica, che possono anche metterli in crisi. E l'altra invece è dedicato al meccanismo fondamentale per tutti, che è l'efficienza delle reti idriche. Su questo parlerei, direi, allora la prima, accanto a questo, questa una è 2 miliardi, però 2 miliardi, anche qui chiariamolo per sempre, non esiste, 2 miliardi ci dicono, tu devi avere 900 milioni sono nuovi, 1 miliardo e 100 milioni sono di risorse su cui sono le risorse già finanziate, perché sapete che il PNR ci sono due elementi, due linee finanziarie. Uno è quel grants, quindi sarebbe, diciamo, chiamiamola fondo perduto, che poi in realtà non sono fondo perduto, ma vengono pagati sulle quote nazionali. Un altro, quindi le quote nazionali normali, un altro invece sono prestiti. Allora l'Italia ha reputato che alcune sue linee finanziarie già in atto, tipo il piano acquedotti,
e le piani invasi potessero convergere in rispetto a questo e quindi essere finanziato attraverso questa struttura finanziaria che è più conveniente rispetto all'emissione di BOT o roba simile. Quindi è come se fosse una surroga di mutuo, la chiamiamo così per farci capire come è combinato. Che significa in sostanza? Noi di freschi di questi soldi possiamo mobilizzare 1,6 miliardi, 1,6 miliardi di cui la quota oltre 900 milioni sono quota parte che derivano da quelle risorse già finanziate per il fondo, per il piano idrico nazionale. Allora questo, cominciamo a dire che sembrano i soldi, quindi sono molto di meno, 900 milioni quindi sono invece i soldi per le reti idriche. Ok. Poi in realtà ci sono per il sud, ma solamente per le 5 regioni del sud, abbiamo trovato che il REACT-EU, che sarebbe un programma finale di transizione, deve altri 313 milioni per REACT-EU. Tra l'altro il cui bando, che è importante perché praticamente riflette quelle che saranno anche le caratteristiche del bando del PNR che uscirà a breve, il cui bando dovrebbe uscire entro domani. È interessante questo vedere quali sono le impostazioni che abbiamo messo insieme ad ARERA, quindi come si può partecipare, quali sono le impostazioni che diamo a questo meccanismo. Allora, andando al sodo, il primo è un piano di resilienza, quello da 1,6 miliardi nuovi, che significa, dobbiamo dire, la sicurezza di approvvigionamento. Per fare la sicurezza di approvvigionamento dovremmo avere una capacità di analisi degli impatti climatici sulla nostra struttura idrogeologica che non c'è ancora. O meglio, ci sono analisi, non c'è la conclusione, cioè non c'è l'analisi dell'impatto, non ci sono analisi, ma l'analisi dell'impatto non c'è in via generalizzata. Quindi a un certo punto questo, perché ci sono aree che ce l'hanno, non c'è dubbio, per esempio una per tutte, la regione Emilia-Romagna ha fatto parecchie cose, ci sono aree che invece sono totalmente all'oscuro. Il problema è che quelle che sono all'oscuro normalmente sono quelle maggiore deficit. Quindi noi abbiamo una combinazione perversa tra efficienza sia nella pubblica amministrazione e sia nelle società di gestione, come vedremo, che efficienza dove c'è il maggiore deficit, il che comporta che contemporaneamente tu devi andare a fare dei target in positivo, cioè. E allora che significa in positivo? Devi surrogare questo attraverso, in quel caso specifico, è stato fatto attraverso i contatti continuativi che abbiamo fatto con le autorità di distretto, che hanno consentito di avere un quadro sufficientemente stabile. Di che cosa? Dico del 1,6 miliardi. Devo dire che se avessi avuto 3 volte sarebbe stato molto più difficile. Cioè, nel senso, in questo momento io penso che la limitazione dei soldi sia una limitazione importante, quasi per assurdo, nel senso che ci dice, io spererei, vedete, da tanti anni, chi mi conosce da tanti anni sa, se tu hai 5 miliardi e ne spendi 3, sei su tutti i giornali in negativo, se ne hai 2 e ne spendi 2,5, sei in positivo. Cioè, quindi in questo momento, averne troppe in questo momento significava probabilmente non avere la capacità di selezionare tutte le opere che interessano, tutte le opere molto importanti. Questo si è cercato di fare, reputo che fra non molto, anzi spero abbastanza breve, potremo andare in conferenza tra regioni per confrontarci tutte le opere che sono finalizzate, tenendo presente la mannaia di chiusura al 2026. Ecco, quindi qui io trovo che una capacità molto importante, e qui vengono a vedere le due cose finali che volevo, cioè una delle cose finali è che in questo momento spero, attraverso appunto questo, la transazione, cioè il gruppo di lavoro sul CITE, il Comitato Interministeriale della Transizione Ecologica, di impostare quello che io chiamo oltre il PNR, cioè di impostare un piano organico, però basandosi su quelli che sono, per chi è anziano come me, è un nuovo piano De Marchi, si chiama, il nuovo piano De Marchi che lo fece nel 1970, siamo 50 anni dopo, un piano De Marchi che però riguarda uno scenario di cambiamento di assestamento totalmente differente. Credo che l'Italia abbia bisogno di questo piano. E l'Italia abbia bisogno di questo piano che deve essere una sommatoria, non una sommatoria intelligente, dei piani che ciascun distretto deve avere per i fatti suoi. Io ne ho parlato già con Erasmo e con altro, reputo che questo sia molto importante, una collaborazione di questo tipo per cominciare a capire che cosa vogliamo e come, in maniera tale che sappiamo cosa fare. Poi ci sono logicamente in questo
le problematiche estremamente importanti. Ci sono due grandi opere che sono opere che vengono finanziate parzialmente e che sono grandi opere come di sicurezza, approvvigionamento della città di Roma, che sarebbe il complesso del Peschiera, che non è solamente l'acquedotto del Peschiera, è tutto il complesso, è molto più complicata la situazione. E la, per esempio, una cosa che da 40 anni era ferma, che è l'utilizzazione a pieno, per quello che serve adesso, del lago serbatoio di Campo Lattaro, che è un serbatoio di 100 milioni di metri cubi, chiuso, finito alla cassa per il mezzogiorno in provincia di Benevento, oltre circa 40 anni fa, e ancora adesso inutilizzato, che anche questo mi pare un poco così, non è molto brillante come situazione. L'altra cosa, e qui veniamo alla, diciamo alla seconda parte, rapida però, tranquilli, della seconda parte del mio intervento, è quello relativo alle reti idriche. Alle reti idriche abbiamo fatto un ragionamento, il ragionamento lo vedrete appunto nel bando che dovrebbe uscire, mi hanno assicurato gli uffici del MIMS entro domani, io non ci metto la mano sul fuoco, però lo spero, che è prodromico a quello che sarà il PNR, in cui diciamo non si cambiano le reti idriche integralmente, ma prima di tutto bisogna conoscerle. Cioè la tecnologia mi deve servire per conoscere, per capirle, perché l'obiettivo qual è? Cambiare i pezzi e le reti che servono e sono quelli che servono. Alcuni anni fa, adesso per esempio, sono alcuni paesi, l'Inghilterra, che considerava che le reti sono una manutenzione straordinaria e continuativa. Bene, noi col concetto di cambiare tutto siamo messi che se abbiamo delle reti che almeno, e non credo che siano incrementati, hanno un tempo di cambiamento, l'ultima cosa che è stata fatta era ogni 250 anni. Cioè siccome si cambiava lo 0,38% della rete ad anno, mediamente, quindi 350 anni. Questa sfida tecnologica è anche una sfida organizzativa, perché la sfida tecnologica che è solamente della tecnologia oramai consolidata in tutto il mondo, quindi non stiamo facendo voli pindarici, attenzione. Perché però per fare questo deve avere gestori. Noi abbiamo detto che se non c'è un gestore in grado di farlo, è del tutto inutile dare i soldi sulle reti idriche. Io, si capisce anche dal mio accento, che vivo a Roma, sono palermitano, e mi pare che l'altro giorno ci siamo conosciuti, non mi ricordo quanti anni fa, vero? Non lo diciamo veramente. Io ero presidente dell'AMAP di Palermo, troppi anni, tendiamo a non ricordare nemmeno l'anno che c'è stato. E lì a un certo punto, mi ricordo, io ho rifatto il 60% della rete idrica città di Palermo. Perché? Perché avevo i soldi in quel momento. Ero contento di fare questo? Direi che no. Perché con quegli stessi soldi, forse se c'era la possibilità di conoscere la rete, di avere il tempo della non spesa, stiamo parlando del quadro comunitario di sostegno 94-99, avrei fatto molto di più. Morale della favola, la rete idrica di Palermo rifatta per il 60% nuova, continua acqua tutti i giorni, ma perde ancora il 45%, perché non ha avuto questo approccio. Mentre invece con quelle con la massa di risorse finanziarie si poteva fare di più. Ecco, diciamo che la sfida tecnologica è questa, ma ci deve essere un gestore dietro che sa che significa asset management, sa che significa gestione, sa che la rete è un corpo vivo che deve continuamente guardare, e quindi l'innovazione tecnologica non è fine a se stesso la digitalizzazione, ma è fine a trovare, ad avere le risorse finanziarie adatte per trovare per questo. In tutto questo non intendiamo fermarci. Intendiamo richiedere altri soldi, però intendiamo, io penso che per esempio sulle reti idriche sono 900 milioni, io spero che siccome di cui parzialmente 40 al sud, 60 al centro nord, io spero che arrivino tanti dei progetti da poter su quel tavolo dire ok, c'è tanta gente che vuole investire su questo e quindi possiamo noi diventare una riserva rispetto ad altre linee finanziarie che non servono. Quindi in quel caso spero di dimostrare attraverso tutti voi, tutti coloro che parteciperanno a questa voglia di fare vedere che la tecnologia può essere applicata, di trovare più risorse finanziarie fino a dare una svolta, perché credo che oggi, nel 2022 oramai, che ancora ci siano aree del paese
in cui forse, perché non è detto, non sono i contatori, non è manco detto, forse si spende, ci siano perdite del 50%, 60%, credo che sia fondamentale. Accanto a questo, logicamente, innovazione sì, e questo sarebbe il piano, ci sono innovazioni relative a un altro tema molto importante, quello che può essere l'avviare il riuso delle acque reflue con il regolamento, e questo per interazione tra uso civile e uso irriguo, ma lì bisogna trovare, non basta solamente il regolamento della Commissione, bisogna trovare una strategia perché ciò sia conveniente a tutti gli stakeholders che partecipano, che sono interessati a questo segmento. Beh, ho pigliato troppi soldi e troppo tempo, spero di non aver fatto troppo incubi, però. No. Vabbè, ma poi ci saranno domande, per cui tieni pronto. Ivan Vigola è nominato il Peschiera, si materializza CEA. Ivan Vigola, sulla parte di innovazione ci racconta un po', diciamo, come ACEA sta procedendo. In primis grazie per l'opportunità di venire a raccontare quello che stiamo facendo. È molto bello intervenire subito dopo questo intervento, perché sostanzialmente si sono già individuati i topic su cui noi stiamo lavorando. Ad oggi le infrastrutture idriche stanno evolvendo perché grazie all'utilizzo contemporaneo delle ingegnerie evolute, ma soprattutto delle nuove tecnologie, si va nell'ottica di aumentare la resilienza delle infrastrutture stesse. La digitalizzazione è stata nominata più volte, il concetto è quello anche dell'asset management, è stato nominato, è quello di creare quelli che tecnicamente si chiamano i gemelli digitali, quindi di rappresentare quelli che erano asset fisici in un nuovo modello digitale, in modo tale per cui si riesce ad ottenere grandissima efficacia e efficienza delle reti stesse. Non basta solo la tecnologia, è stato detto, serve soprattutto un modello organizzativo operativo che poi assecondi questo. In ACEA abbiamo creato 3 anni fa una direzione di tutela della risorsa idrica che ha appunto l'onere e l'onore di applicare nuovi modelli organizzativi basati su e di gestione basati sulle nuove tecnologie. E ci piace rappresentare un risultato in questi 3 anni di lavoro a Roma, pur mantenendo gli stessi livelli qualitativi, anzi migliorarli, di erogazione idrica ai clienti, abbiamo ridotto il fabbisogno idrico quotidiano medio di oltre il 17%. Cioè siamo passati ai 17,5 metri cubi secondo che ci volevano 3 anni fa a 14,5 metri cubi secondo. Questo è senza discanzi, aumentando il servizio. Questi sono sostanzialmente i valori immediati, perché 3 anni sono assolutamente un tempo consono, sono i valori immediati che utilizzando le nuove tecnologie, i nuovi processi di governance si riescono ad attuare. Progetti ce ne sono tanti, uno è stato citato che è il raddoppio del Peschiera, un progetto molto molto importante che vede il raddoppio del complesso del Peschiera in realtà, non solo dell'acquedotto, di adduzione verso Roma, progetto che cuba 800 milioni di euro, più di 800 milioni di euro nell'arcopiano, che non verrà finanziato dal PNRR in quanto i tempi che il PNRR prevede sono inadeguati a questa opera, quindi ci saranno altri metodi di finanziamento. ACEA crede moltissimo nell'idrico in generale e ci sta mettendo parecchi investimenti nel piano industriale in corso dal 20 al 24. Investiremo 2,2 miliardi di euro in crisi dei miglioramenti e investimenti nel mondo idrico, dell'infrastruttura idrica, e ben 168 milioni di euro rispetto ai 600 in totale verranno investiti per la pura innovazione nel mondo idrico. Anche qua spinta enorme su tutto ciò che è sì, IoT, gestione evoluta, digitalizzazione, ma anche attenzione al cliente, perché alla fine poi l'acqua arriva da qualche parte, quindi la digitalizzazione anche di processi di customer interaction, quindi di come i clienti, ci teniamo a chiamarli clienti e non utenti, del servizio idrico
potranno avere come migliore, quindi di chiedere i servizi che hanno bisogno, di avere un'integrazione sia digitale sia fisica esattamente come ne hanno bisogno, in modo tale per cui si riescano ad accontentare i bisogni reali nel momento in cui questo ci devono essere. Bene, sembra, complimenti, nel senso c'è tanto lavoro da fare, però insomma c'è tanta anche innovazione in corso, no? Allora io amo citare un episodio. Io sono in Acea da non molto tempo e ho cercato di portare la giusta innovazione, ma anche il giusto, come dire, approccio. E secondo me era importante andare nei best in class dove del mercato, delle istituzioni, dove poter apprendere. E abbiamo trovato un professore dell'Università di Torino che era considerato veramente un luminare nella digitalizzazione, nella assetizzazione delle reti idriche, e lo abbiamo portato nel gruppo di lavoro, e dopo 15 giorni ci ha detto che forse era lui che stava imparando da noi, visto i progressi che avevamo fatto. Questa secondo me è, come dire, la pacca sulla spalla che poi ci fa continuare ad andare avanti, nel senso che spesso si hanno alcune difficoltà, le progettualità sono complesse, però la voglia di riuscire sempre a raggiungere gli obiettivi che si propongono, specialmente in un momento come questo dove il climate change mette fortemente in crisi le strutture idriche, è il momento dove non ci si può più fermare, bisogna anzi accelerare il passo. Perfetto, grazie mille. Allora, abbiamo in collegamento Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia, che rappresenta un po' tutte le aziende italiane. Giordano, sicuramente ci potrai dire tante cose, problematiche, opportunità, insomma tutto quello che... Ci sei? È collegato? Ci sono, non so se mi sentite. Allora, a te la parola, Giordano. Grazie. Innanzitutto scusate se non sono lì con voi in presenza, ma purtroppo avevo altri incassi del caso, però cercherò, diciamo, di almeno dare un contributo che non aumenti la situazione incubo che ha già creato Rosario, quindi magari evitiamola. No, scherzo. No, in realtà partirei proprio dal fatto, dalla parola opportunità, perché la congiuntura storica, diciamo, a mio avviso è piuttosto favorevole, e a nostro avviso certamente lo è. Faccio, diciamo, un preambolo, non ho bisogno di stare qui ad illustrare per un pubblico esperto lo stato delle infrastrutture, però il gap infrastrutturale, con una forte localizzazione poi in alcune parti d'Italia, è, diciamo, noto a tutti. Rispetto a un gap infrastrutturale che adesso, riprendendo alcuni dati dell'autorità, per esempio rete georeferenziata all'80%, con una crescita rispetto al 2016 al 77%, però telecontrollo al 32,8%, anche qui con una crescita. Comunque in generale poi diciamo una situazione di controllo della rete che comporta le perdite che Rosario in apertura ha menzionato, 40% a livello nazionale circa, e poi piuttosto più acuta in alcune aree, chiaramente vede uno stato di partenza piuttosto deficitario. Deficitario però, diciamo, come lascito storico, invece a fronte di questo stato deficitario abbiamo visto un'azione estremamente efficace da parte dell'autorità in due direzioni. L'una, chiaramente, che ha reso le regole omogenee e trasparenti per un montante investimenti che passa diciamo negli intorni del miliardo quando l'autorità prende in carico la propria attività, ed ora il proiettato per i prossimi anni si aggira né più negli intorni dei 4 miliardi. Capite bene che il salto, diciamo, è quantico, e questo chiaramente va sia a contemperare ricavi da investimenti che sono supportati da tariffa, sia quelli da contributi a fondo perduto. Però il punto essenziale, a mio avviso, è, diciamo, l'altro tassello centrale, che è stato quello di introdurre una regolazione della qualità, quella sì contrattuale, ma ancor più
forse quella tecnica, per carità, poi tutto è perfezionabile, che però ha, diciamo, indirizzato in maniera forte il focus delle imprese rispetto a una pianificazione che sempre più ragiona sulla gestione, diciamo, di medio-lungo periodo. Dico, se questo è lo stato dell'arte, quindi si parte con una forte, diciamo, crescita positiva da parte dell'industria, e grazie anche alla regolazione, grazie agli sforzi, diciamo, degli stessi gestori, ove questi hanno, diciamo, preso piede e hanno la capacità chiaramente di recuperare il gap infrastrutturale dal quale si parte, il PNRR si innesta quindi dando una opportunità di accelerazione ulteriore. È chiaro che Rosario diceva giustamente, forse se ci sono troppi soldi era peggio, meglio, diciamo, creare meno aspettative. E io da parte dell'industria ho avuto sempre delle reazioni un po' miste fra quanto è stato allocato a questa industria, che chiaramente ha una fame diciamo, infrastrutturale notevole, e quanto, diciamo, invece si poteva ottenere. E, oggettivamente i numeri rispetto al fabbisogno sono minimi, però è pur da ricordare che questi possono essere sostanzialmente dei volani che, affiancati da, diciamo, la tariffa e da un processo, diciamo, che è già in corso, come dicevo, dall'1 a 4 miliardi che ho menzionato in apertura, forse con un snellimento procedurale per certi versi potrà essere soltanto veramente positivo per quell'accelerazione necessaria. Chiaramente non dobbiamo dimenticare che dove c'è il più grande deficit infrastrutturale, parte del problema, anzi forse il problema, rimane comunque la messa a punto di una governance che vede ancora molti territori senza gestori industriali, senza nemmeno EGATO sulla carta, ed è chiaro che quello è il vulnus più ampio che abbiamo in questo sistema, e che sostanzialmente, come forse Rosario accennava proprio in apertura, deve essere un po' superato, perché sennò è il rischio oggettivo per quei fondi che sono poi destinati, vedasi i 313 milioni del REACT-EU, la loro allocazione in un territorio dove, diciamo, i soggetti che sono in grado di programmare e poi portare a terra gli investimenti è limitato. Chiaramente c'è un certo rischio per tutto il sistema Italia, insomma, di non arrivare a meta. Detto tutto questo, però, chiaramente, dicevo, il PNRR rimane comunque un momento di ulteriore accompagnamento rispetto a un sistema che può e deve decollare, e noi ci aspettiamo che lo faccia sostanzialmente, anche perché poi si innesta in un quadro più ampio, dicevo, appunto, la regolazione che ha orientato sempre più verso una logica di asset management. Abbiamo normative europee che richiedono appunto una focalizzazione su un approccio orientato al rischio, quindi sostanzialmente probabilistico rispetto a target e standard, richieste che vedono, diciamo, la possibilità di integrare il servizio idrico in un quadro più ampio di economia circolare, e quindi in buona sostanza, e poi tutto quello che riguarda appunto gli aspetti di digitalizzazione e uso di tecnologie, spostamento sul cloud, capacità di calcolo, di controllo e monitoraggio. La capacità dell'industria è chiaramente enorme in questo senso. Con il regolatore si discuterà senz'altro anche, diciamo, la possibilità di accompagnare forse ulteriormente, noi in particolare qualche riflessione la stiamo facendo sulla possibilità di target, target tecnici flessibilizzati per permettere, diciamo, di introdurre tecnologie e in qualche modo raggiungere gli obiettivi in un arco temporale prestabilito e non anno su anno. Ma a prescindere da tutto questo, è chiaro che le possibilità della produttive sono enormi, sia perché appunto la finanza ormai comincia a esserci, la tecnologia, la capacità industriale comincia a esserci, e questo potrà portare necessariamente una capacità, diciamo, migliore razionalizzazione dal punto di vista dell'asset management, e quindi delle attività di espansione e di manutenzione, un miglioramento delle relazioni con i clienti, come l'ha chiamato prima l'ingegner Vigolo, o l'utenza più in generale, e più ampiamente parlando, la capacità di mettere in sicurezza sia contro
possibilità, diciamo, dei sistemi derivanti da rischi da cambiamento climatico, sia poi rischi che si creano ex novo proprio per le fattispecie dell'uso di tecnologie, quindi di carattere cibernetico. Ma se questa è l'evoluzione, vediamo subito, diciamo, la parte, se tante sono le opportunità, se il periodo è così, lasciatemi dire, positivo, chiaramente i nodi ne rimangono alcuni. Quello che dicevo sulla governance è ineludibile, bisogna superarlo, altrimenti rischiamo che una parte, cioè il PNRR, il risultato netto sarà, invece che fare il water service divide, facciamo il divide e basta, cioè sostanzialmente lasciamo una parte del paese alla deriva. Il secondo elemento naturalmente è quello di cercare di capire se poi in questo processo di aggiustamento dopo il DL semplificazione, che diciamo un po' a mettere a punto delle procedure per quanto riguarda l'accompagnamento del PNRR, quelle regole possono essere ampliate sia tematicamente, cioè non solo focalizzate soprattutto sul lato energy, ma più ampiamente, e in secondo luogo se possono essere rese strutturali e non contingenti rispetto al PNRR. Naturalmente è una fase questa di studio, nel senso che le regole sono state introdotte per semplificare varie procedure, potrebbe essere che debbano essere aggiustate, ma magari al regime avremo una capacità di semplificazione maggiore e quindi maggiore velocità. L'ultimo elemento con cui, diciamo, vi volevo lasciare in termini di sfide, a nostro avviso c'è una grande opportunità in questa fase di puntare molto sulla riqualificazione del capitale umano. È centrale rispetto all'attuazione di qualsiasi investimento, di qualsiasi capacità, e in questo senso noi abbiamo un po' osservato con favore l'attività del governo, del ministro Orlando in particolare sulle politiche attive. Pensiamo che più di più si possa fare, cioè sostanzialmente puntare molto sulla riqualificazione, il reskilling o l'upskilling, tendenzialmente non solo di gente che è fuori dall'attività lavorativa, ma persino accompagnare le imprese nella diciamo, trasformazione costante della propria forza lavoro. Questo garantirebbe una riqualificazione costante, una manutenzione, diciamo una tenuta dei livelli occupazionali, ma soprattutto una tenuta di maggior qualità e di maggior capacità produttiva. Questa, a nostro avviso, insieme a quella appunto delle regole per la semplificazione e la governance, è l'altro grande tassello che ci pone la sfida, perché già vediamo, intravediamo la possibilità di skill shortages per quanto concerne certe figure professionali che siano nel data management piuttosto che uso della robotica, per dirne solo due un po' di, diciamo, più di frontiera. Grazie, è stato un piacere. Grazie Giordano, grazie davvero per tutto il lavoro che stai facendo e che state facendo. Io do subito la parola, anche perché poi hanno il treno, devono tornare ad Ascoli, e all'azienda CIP di Pescara, di Ascoli, scusate. Chi interviene? Dove appunto sono in corso i lavori, hanno già superato la fase di gara del primo acquedotto antisismico del nostro paese, che è appunto una di quelle cose che, diciamo, non compaiono nemmeno in normativa, non è previsto da nessuna normativa. Bisogna che nel codice delle ricostruzioni antisismiche ora venga inserita anche questa parte di infrastrutturale, diciamo, di qualche normativa che obblighi all'antisismica queste infrastrutture, dove purtroppo per noi, insomma, nelle zone montuose, quelle più a rischio terremoto, insomma, sappiamo bene che è un problema ciclico che si ripropone, la distruzione e poi la ricostruzione e poi di nuovo la distruzione, mentre invece qui c'è un'esperienza molto importante. Prego. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Carlo Ghianni, sono dirigente del Servizio Lavori Pubblici della CIP, che è il gestore del servizio idrico integrato delle province di Ascoli Piceno e di gran parte del Fermano per 59 comuni.
Il nostro territorio, come voi sapete, è stato martoriato dal terremoto del 2016 e a partire da quell'evento abbiamo avuto quello che io chiamo una tempesta perfetta, ossia lo stesso terremoto non è che ha creato soltanto problemi purtroppo alle infrastrutture civili normali, ma anche alle stesse infrastrutture idriche e praticamente anche alle sorgenti che alimentano il nostro territorio. E in particolare abbiamo avuto alcune sorgenti che sono scomparse totalmente, altre che, come la più grande, quella di Foci di Monte Monaco, che ha subito una perdita dell'80%. Diciamo, noi ci siamo anche attivati attraverso degli studi idrogeologici che stiamo compiendo, abbiamo coinvolto tutte le università del centro Italia, in sostanza, quindi dalla Sapienza, Roma Tre, a Camerino, ad Ancona, per valutare questo problema e anche collegarlo al discorso che, come prima diceva il professore, al discorso del cambiamento climatico, per valutare quali sono i rischi, quali sono le possibilità climatiche sui nostri territori. In realtà, appunto, oltre a questo evento sismico, abbiamo avuto anche, come tutti voi sapete, i problemi della siccità degli ultimi anni e quindi siamo trovati a servire il territorio con deficit idrici del 40-45%. Noi siamo attivati su più campi, come dice il professore, abbiamo dovuto fare di necessità virtù su molti aspetti. Innanzitutto, nel breve periodo, cercare di ricostruire le infrastrutture danneggiate e quindi mi riallaccio a quello che diceva il segretario, alla realizzazione del tratto maggiormente critico dell'acquedotto di Pescara, che ha subito i maggiori danni, che attraversava proprio l'abitato di Pescara, tristemente noto per aver avuto 50 morti nel 2016. E quindi si è andati a questa progettazione, si è chiuso ad oggi il progetto definitivo, che vale circa 35 milioni di euro, che serve ad affrontare questa prima problematica che abbiamo nel brevissimo, ossia la messa in sicurezza di questo acquedotto e andando a realizzare il primo acquedotto antisismico. Antisismico è una parola che significa tutto e nulla, dico sempre io. Antisismico in realtà, secondo me, più che altro è una scuola di pensiero, ossia creare, oltre alla resistenza fisica e strutturale delle opere, anche una serie di accorgimenti geologici, progettuali, e tutta una serie di attività collaterali di monitoraggio sia nella fase realizzativa che nella fase di gestione dell'opera e nonché di ridondanza. Questo acquedotto era attualmente alimentato dai sistemi di sollevamento. Durante il terremoto abbiamo avuto per 2 giorni blackout, quindi possibilità anche di alimentare i territori proprio per questo problema. E quindi, abbiamo rimesso in piedi un sistema a gravità, ma in ogni caso è un sistema ridondante che permette di attivare varie possibilità e vari schemi acquedottistici. Oltre a questo, che è lo schema breve, per risolvere la problematica della crisi idrica siamo passati a valutare tutte le forme di approvvigionamento e tutte gli usi che esistono sul territorio, quindi anche qui coinvolgendo università e soggetti e gestori degli altri territori. Stiamo valutando la possibilità di captare acqua da dighe dei consorzi bonifica, dighe dei gestori dei servizi elettrici e creare una interconnessione che noi chiamiamo Anello di Sibillini, che è una progettazione che è in corso, finanziata dall'ARERA per circa 220 milioni di opere, per interconnettere la parte meridionale delle Marche. Anche qui, appunto, essendoci un problema di governance, in questo caso la CIP è stata individuata come soggetto attuatore di questa opera, perché la parte del lato 3, il maceratese, ha almeno 7 gestori distinti e quindi c'è anche un problema di mettere a tavolino i soggetti e dargli una programmazione delle opere. Chiaro che questo intervento a 220 milioni non potrà essere finanziato totalmente dal PNRR, soprattutto per le tempistiche. Abbiamo individuato una serie di opere che noi chiamiamo piccolo anello di Sibillini, che valgono all'incirca 50-60 milioni, che prevedono sia delle nuove captazioni da lago che delle interconnessioni con altri gestori, per risolvere almeno le problematiche più urgenti del nostro territorio. Stiamo anche approcciando la problematica della digitalizzazione, perché
sempre tornando, mi riallaccio a quello che dicevi prima, anche noi soffriamo la capacità di rinnovo della rete che è con tassi veramente, veramente bassi, in sostanza. Ecco, quindi stiamo cercando anche noi di ottimizzare le risorse che abbiamo, ottimizzando il discorso della diciamo, digitalizzazione delle reti, proprio per avere una conoscenza tale che ci permetta di poter investire quei soldi che attualmente servono a sostituire quei 20, 30, 40 chilometri l'anno, magari legati sull'emergenza e non sulla programmazione vera e propria. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo collegato anche Lorenzo Bardello. Bardelli, Lorenzo, ci sei? Lorenzo? Ci sono. Bene, perfetto. Allora, Lorenzo, se aspetti un secondo, e darei la parola un attimo a Giovanni, ingegner Giovanni Gianni, perché essendo un coetaneo del grande Rosario e avendo lavorato insieme, cioè, avendo un po' di memoria storica, diciamo, la memoria storica un po' delle prime imprese di infrastrutture idriche, fognature, depurazione, acquedotti di questo paese, forse possono, ecco, Giovanni aveva un po' di domande da fare. Prego, Giovanni. Ma, Erasmo, io lancerei una sfida all'amico professor Rosario Mazzola, perché le sfide del PNRR, come giustamente ha detto il professor Mazzola, servono ad affrontare problemi reali, immediati, per un'Italia futura diversa, ma con problemi immediati. Fra i problemi immediati che abbiamo, molte delle nostre città soffrono di problemi di inondazione dovuti alle piogge violente che negli ultimi anni hanno caratterizzato il clima europeo e italiano in particolare. E credo che il PNRR possa aiutarci ad affrontare questo problema. E vorrei portare un esempio di come questo problema è stato risolto tanti anni fa, prima ancora che fosse, diciamo, fra virgolette, di moda il problema. Parlo della città di Barcellona che negli anni 90, quindi 25 anni fa, quando ancora si parlava poco delle bombe d'acqua, sì, ce n'era qualcuna, ma la città soffriva di grandi inondazioni. La città soffriva di grandi inondazioni dovute al fatto che ha una conformazione molto particolare, fatta come un catino, con delle montagne che la coronano per la parte del suo territorio e è stretta fra queste montagne e il mare. Quando arrivavano queste bombe d'acqua, la città veniva invasa da fiumi d'acqua, con anche morti e grandi danni. La città si è affidata in quell'epoca alla società Aguas de Barcelona del gruppo Suez, che gestiva il servizio idrico, per costruire un sistema integrato di protezione dalle inondazioni. Un sistema che si è basato, e vi mostrerò un piccolo filmato di qualche minuto, un sistema che si è basato non solo sulla creazione di vasche di accumulo, perché il problema vero di queste situazioni è che se si hanno anche delle vasche di accumulo bisogna poi riuscire a riempirle, perché tutti sappiamo che se quando l'acqua scorre forte, se per esempio mettiamo una bottiglia d'acqua sotto un rubinetto che scorre con una grossa portata, non riusciamo a riempire la bottiglia. Lo stesso problema si pone con queste vasche di accumulo, e quindi si è creato un sistema di gestione intelligente delle fognature, del sistema fognario e di previsione delle pluviometrica, in modo tale da poter
usare il sistema fognario, specialmente le grandi condotte fognarie, come un polmone, una vasca di compensazione per riuscire a riempire adeguatamente queste grandi vasche e poi trattare le acque in modo tale da non generare inquinamento nel mare. Vi faccio partire questo piccolo filmato che vi fa vedere di cosa si tratta. A partire dallo studio dettagliato, poi il centro, sono state realizzate nella città 13 vasche di decorazioni sistemali per i tipi di innovazione. Ogni vasca controlla una specifica area geografica, regolando il flusso delle acque durante il pregio. Ecco ad esempio la vasca di decorazione di scuola industriale, costruita su un campo da caccia. La vasca ha una capacità di 27.000 metri, equivalente di 11 piscine olimpioniche. Ha una pianta rettangolare di 94 metri per 54 ed è alta 7 metri. Serve una vasta area in una delle zone più antiche della città e, come tutte le altre vasche, dispone anche di un sistema di controllo focale. L'acqua per l'iniezione delle vasche acquisisce grazie a un sistema di aperture vascolari che le controllano. La vasca di regolazione che controlla la zona universitaria è invece la più grande di Barcellona e di tutta Europa. Ha una capacità di 106.000 metri cubi, pari a 42 piscine olimpiche. Una profondità massima di 11 metri e mezzo. Ed è composta da tre strutture di 140 per 122 metri ciascuna. Il centro di controllo locale, oltre a pirate, regola anche la pulizia delle vasche, che viene effettuata utilizzando le acque sotterranee. La vasca di regolazione del parco Giovanni ha una capacità di 55.000 metri, pari a 22 piscine olimpioniche e una profondità di 17 metri. La sua funzione principale è quella di regolare la portata delle acque dei migranti di accesso alla città. Ha due compagni, uno riempito per gravità, l'altro con l'ausilio di pompe. Questi sono solo alcuni esempi della capacità totale di appunto delle vasche di regolazione cittadina, che complessivamente raggiunge il 500.000 di metri. Quando arrivano i temporali, la città è oggi pronta ad affrontarli grazie a un sistema che comprende oltre 100 stazioni di telecontrollo collegate ai punti ottici e ai sistemi radar delle previsioni meteo, 26 stazioni di pompaggio e oltre 2.000 sensori elettronici. Nella centrale operativa, un team di professionisti è costantemente impegnato nel monitoraggio in tempo reale delle previsioni meteorologiche, dei fenomeni piovosi e del loro effetto sulla rete di pompaggio. Grazie ai sensori installati sul territorio e a un potente software di analisi dei dati, il team è in grado di prevedere e valutare la durata e l'intensità dei fenomeni e l'impatto che questi avranno nelle condotte di drenaggio, ottenendo così un supporto decisionale per le scelte di gestione da adottare. L'acqua piovana viene raccolta nelle vasche di regolazione attraverso il sistema di fognatura fissa della città.
si accumula delle masse fino al termine dell'evento composto, per essere poi nuovamente rilasciata al sistema fognario che la trasporterà agli impianti di depurazione. Il processo di depurazione rappresenta una parte integrante della gestione del sistema di drenaggio urbano e della prevenzione dei rischi di inondazione. Con questa soluzione, la città di Barcellona è riuscita a risolvere definitivamente il problema dell'inondazione, con un sensibile miglioramento della qualità di vita dei cittadini e garantendo al tempo stesso la tutela e il miglioramento dell'ambiente. Allora, faccio solo un commento. Uno avrebbe visto dal filmato quanto sono vecchi i computer che sono che si vedono. Questo mostra che questo filmato non è stato girato ieri, ma è stato girato veramente 20-25 anni fa. Quindi ci sono delle città come Barcellona, poi successivamente la città di Bordeaux, la città di Marsiglia, che si sono dotate di questi sistemi intelligenti, cioè di gestione di tutto il sistema in modo tale da gestire l'impatto dell'inondazione. E la seconda cosa che voglio dire è che questa gestione dell'inondazione non vuol dire soltanto eliminare l'inondazione, qualche volta vuol dire mitigarla. E quindi questo è un concetto di resilienza, il gestire l'evento in modo tale da minimizzare il danno. Ora, è una grande opportunità avere di fianco il professor Mazzola, perché ha nelle mani sue veramente una parte del destino di questo paese. E vorrei chiedergli come vede il futuro dei prossimi 3 anni, perché io vedo un grande movimento nelle aziende che conosco. Io sono anche consigliere di amministrazione di Acea, vedo un grande movimento, forse un po' ancora confuso, non c'è ancora un ordine militare, mettiamola così, e quindi la sfida diventa una sfida veramente complessa. Cosa ne pensi, professor Mazzone? Rispondo subito. Ma innanzitutto Gianni ha ragione, nel senso che ne abbiamo solamente una parte. Purtroppo le fognature, la questione delle fognature di depurazione e della depurazione anche, è un tema che in questo momento non dipende dal MIMS, ma dipende dal MITE. Spero di poter affrontare questa problematica, anche tutta quella della gestione complessiva delle acque piovane all'interno delle città, numero uno. C'è un problema che credo che dopo di me potrà dire meglio Lorenzo Vardelli sul fatto del perimetro in cui il servizio idrico integrato in Italia fino adesso spesso è stato limitato, anche se adesso sempre di più nella pratica questo perimetro si va allargando anche alla gestione delle acque sotterranee, e che perché in molte città è fondamentale tutto questo processo. E purtroppo credo che su questo la parte relativa alle acquedotti, alle fognature di depurazione sia sottostimata, ma è sottorappresentata in questo momento nel PNR, perché è una parte che è relativa fondamentalmente, cioè lo segue il MITE, tra procedure di infrazione e tra altre cose. Non mi sembra che ci sia ancora un'idea chiara di come l'innovazione può percorrere queste cose. Non c'è dubbio che però, per quanto riguarda questo elemento, se io avessi la bacchetta magica, insistirei oggi molto nella analisi e schematizzazione di tutti questi processi, in maniera tale da identificare dove e perché ci vuole questo meccanismo, cioè dove, perché ci vogliono vasche di laminazione o vasche di equalizzazione che consentano di avere un processo similare a quelle di Barcellona. Noi abbiamo molte città in queste situazioni, non è che sono, cioè, a cominciare dalla mia città, dove io vivo a Roma, però dico la mia città di origine, che è Palermo, dove l'altro giorno mi è capitato proprio in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dover dire: ma volete fare la tranvia a Mondello?
credo di essere insomma diventato un uccello in malaugurio, perché nei prossimi, nella settimana successiva ci sono state due inondazioni a Mondello, quindi sostanzialmente dove la parte, quindi ben due, quindi ho detto, per fortuna avevo detto subito e tutti d'accordo, non possiamo farmi fare il tram se non risolvete il problema dell'inondazione di Mondello, perché un tram che sta a mollo si è visto insomma forse nei vagoncini della Disneyland, roba simile insomma, non dovrebbe. Allora io credo che questo sia questa questione della fognatura, della gestione delle acque piovane, specialmente con le cosiddette bombe d'acqua, comunque con le piogge di forte intensità, sia una delle problematiche importanti e fondamentali da dover affrontare in questo momento. Reputo che questo, il meccanismo di questo tipo, la resilienza, deve fare parte proprio di quel processo di transizione ecologica su cui a un certo punto dobbiamo mettere mano. Quando dico andiamo oltre il PNR e dire oggi dobbiamo mettere le basi per un futuro di questo schema. Poi per quanto riguarda la confusione, l'agitazione, ecco, spero che se domani in questo bando, su cui già per esempio sulle reti idriche diamo delle indicazioni molto precise, diamo perché oltre al MIMS è fondamentale paritetica e l'operazione, questo lavoro è stato fatto insieme ad ARERA, quindi in questo senso andiamo estendo questo meccanismo, perché coeso tra tutti e due, che siamo su questo processo qua, cominceremo a dire delle cose che su come deve essere fatto questo. Spero nelle linee guida anche su come le valutazioni per la resilienza a breve potranno essere messe. E spererei che anche in questo tavolo che racchiude i diversi ministeri riusciremo pure a riportare a regime, cioè sotto meccanismo innovativo, anche la linea depurativa e gestionale delle fognature bianche o miste, adesso quasi tutte miste praticamente, che, su cui credo che siamo un passo indietro, non concettuale ma pratico, e che dobbiamo certamente affrontare nel prossimo tempo. Quindi spero che siano dei pezzi che adesso li combiniamo insieme per poter sviluppare. Credo che per quanto riguarda la confusione, più chiari saremo nei soggetti finanziatori, nei soggetti regolatori, più chiarezza ci sarà, più coesi saranno i soggetti a valle che potranno. Quindi il concetto della chiarezza è un compito specifico di chi a un certo punto, in questo serve il fondo perduto. Il fondo perduto, o comunque così l'investimento pubblico, serve per guidare un processo, non tanto per andare dietro a esigenze sconnesse, ma per guidare le esigenze verso la soluzione dei problemi. Grazie, grazie Rosario, grazie anche a Giovanni. Mi sembra una buona riflessione, tu hai detto oggi bisogna mettere le basi per il futuro, in fondo anche Barcellona ha messo le basi per il suo futuro più sicuro con questi 9 polmoni che raccolgono acqua di pioggia, era una città sempre alluvionata Barcellona, adesso non c'è più un'inondazione dal 1992, hanno realizzato quella cosa lì, quel sistema lì con i fondi delle Olimpiadi. C'era un bravo sindaco, Maragall, cioè è stata fatta un'operazione davvero importante, tra l'altro credo sia costata 56 milioni, nemmeno una cifra, 56 milioni di euro rapportati ad oggi, nemmeno una cifra diciamo impossibile, no? Quindi a dimostrazione che tante cose si possono fare. Mettere le basi del futuro, abbiamo qui diciamo collegata una persona che le basi del futuro le deve, diciamo, in qualche modo anche concretizzare, ed è Lorenzo Bardelli, che è responsabile di ARERA, dell'autorità nazionale, di tutto il settore idrico. Lorenzo, a te la parola. Allora, intanto grazie dell'invito e mi scuso per non aver seguito tutte le relazioni, ma sono state diciamo ampiamente richiamate anche negli interventi che ho ascoltato, negli ultimi in particolare. Ovviamente la presentazione di Erasmo, come spesso accade, è molto generosa. In realtà il regolatore è un individuo che generalmente si occupa di aspetti applicativi di portata abbastanza limitata, ma abbiamo avuto un'occasione in questo settore di
misurarci con delle criticità strutturali di medio-lungo periodo, e questo accadeva, se vi ricordate, al momento della siccità del 2017, quando c'era la commissione parlamentare che fece tutto un ciclo di audizioni per comprendere come si poteva gestire questa situazione così gravosa. Vi ricorderete le crisi dell'approvvigionamento anche nella capitale Italia, a Roma, con le criticità associate ai livelli del lago di Bracciano. In quel contesto prese avvio una riflessione più strutturata sulla qualità tecnica, perché noi, se vi ricordate, prima della qualità tecnica avevamo il DPCM degli anni 90, che stabiliva dei livelli standard specifici e generali di servizio, ma molto, diciamo, molto limitati a taluni profili specifici. La riflessione è andata avanti in modo, direi, molto costruttivo con tutti quelli che vi parteciparono, e ha permesso di valutare una qualità tecnica con degli indicatori puntuali riferiti alle dimensioni tecniche più qualificanti, più rilevanti per un gestore integrato del servizio idrico. È rivolto a un gestore su scala vasta, quindi taluni non si ritrovano perché chi gestisce un contesto cittadino magari si ritiene sottorappresentato, chi gestisce un contesto prevalentemente rurale non ritrova esattamente indicazioni relative alla sua situazione. L'area vasta presuppone che comunque sia tale se riesce in qualche modo a unire contesti di natura diversa, e quindi a poter mediare anche tra situazioni e profili potenzialmente diversi, a permettere un inquadramento a quel punto sì su scala nazionale e comparabile anche tra situazioni diverse, per valutare i miglioramenti, il conseguimento degli obiettivi e i miglioramenti continui che sono necessari. Devo dire che questo tipo di iniziativa, come è stato anche detto prima da Giordano, ha permesso poi di inquadrare una serie di iniziative che sono sorte, direi, in rapida successione. Arrivata la qualità tecnica, è arrivato il piano nazionale, sezione acquedotti e sezione invasi. E questo ha permesso di poter misurare gli interventi che venivano proposti, i progetti che venivano elaborati, rispetto a degli indicatori che erano finalmente quantificabili e comparabili tra le diverse realtà. Così come erano disponibili dati sui track record delle aziende, degli operatori, in termini di capacità di investire e di realizzare, anche quello è un elemento essenziale. Tutti questi elementi sono poi divenuti, attraverso le varie interlocuzioni, soprattutto col professor Mazzola, ma non solo, anche con tutte, diciamo, le strutture ministeriali che lui chiama in causa e frequenta abitualmente insieme ad altri suoi colleghi, ha permesso di mettere questo tipo di elementi a disposizione per riflessioni di sempre più ampio respiro e di prospettiva, per cui oggi noi, seppur a valle di un evento tragico come il Covid, di fronte alle opportunità messe in campo dal Next Generation EU, siamo in grado di presentarci come paese dicendo agli interlocutori comunitari quali target puntuali riteniamo di poter perseguire con quelle risorse, in quali tempi, con quali strumenti, e sono simulazioni che sono rese possibili da un sistema cognitivo che, come vi dicevo, si è stratificato negli anni recenti e che permette di rendere più evoluto, più efficace questo tipo di dialogo. Quindi in questo senso credo che ci sia ovviamente una prospettiva che è una prospettiva di continuo miglioramento. Le risorse, come è stato detto da molti, non sono sufficienti, quelle non sono mai sufficienti, ci mancherebbe altro, però un settore che ha dimostrato di trovare in sé le prime capacità di spesa è stato, diciamo, di per sé un fattore abilitante rispetto ai successivi interventi di carattere prima nazionale, statale e poi comunitario. Cioè, questi sono passaggi, secondo me, che non dovremmo scordare. Se oggi si presentasse all'appuntamento del PNRR un settore che non ha queste caratteristiche, quindi che spende poco, che è disorganizzato, che ha operatori che non sono in grado di realizzare, o che non riesce a dimostrare la capacità di spendere le risorse e di realizzare, o che non riesce a dimostrare quali obiettivi ritiene di poter conseguire, avrebbe molte più difficoltà nell'accedere a questi fondi di quelle che effettivamente
si presentano. Poi bene fa ovviamente il governo e lo Stato a ritenere quale target principale dell'impiego di queste risorse le realtà più svantaggiate. Quindi là andiamo proprio in situazioni in cui evidentemente questo tipo di elementi che sono, ripeto, ampiamente diffusi, trovano più fatica ad essere rappresentati. Quindi, e lì, come sapete, abbiamo fatto una segnalazione, ma anche questa è nota a tutti ed è un elemento condiviso con i vari interlocutori istituzionali dell'autorità. Trovano tutti, diciamo, sono ben consci dell'esigenza di procedere in tempi rapidi a fare delle valutazioni organizzative rispetto a determinati contesti per far sì che riescano ad avere quella capacità di spesa, di accountability, di definizione dei target che è necessaria per usare efficacemente le risorse che vengono messe a disposizione. Riguardo poi all'ultimo tema che veniva citato, che è quello del rapporto tra la rete acquedottistica, o meglio, il servizio idrico integrato inteso in senso tradizionale e il suo rapporto con le reti, le altre reti, diciamo, idrauliche di raccolta di acque meteoriche, piovane, di lavamento di aree pubbliche di varia natura. Come sapete, l'indirizzo dell'autorità è da sempre quello di considerare in termini integrati questo tipo di elementi, perché non si può immaginare che una rete fognaria possa essere sviluppata in modo efficace guardando unicamente ai reflui che vengono scaricati dalle utenze domestiche nella rete fognaria, facendo finta che non esista attorno un sistema, un ambiente in cui si producono dei quantitativi idrici che devono essere intercettati, che possono avere un potenziale impatto ambientale, che possono allagare e via così. Tutti questi elementi sono stati in qualche modo messi in campo e lì però si pone anche un tema di risorse e di responsabilità su cui non possiamo evidentemente non notare che il fatto che queste infrastrutture siano state in molti casi gestite da enti locali e finanziate in modo, diciamo, discontinuo, ma questo non vuol dire che se non siano state finanziate in modo sufficiente in determinate fasi storiche, può aver generato una esigenza di ricognizione di queste infrastrutture, di loro valorizzazione e manutenzione, che potrebbe utilmente essere coordinata in un'iniziativa più ampia che traguarda tutto l'aspetto relativo alla raccolta dei reflui e la loro depurazione, perché poi alla fine comunque devono essere restituiti all'ambiente in una secondo delle indicazioni quali quantitative che ne permettano il corretto, diciamo, la corretta recezione da parte dell'ambiente stesso. Quindi tutto questo l'autorità ha cercato di portarlo avanti, ma non è la sola che lo ha fatto, e in molti contesti mi risulta che ci siano delle programmazioni in grado di integrare questi aspetti, soprattutto nei contesti che hanno una urbanizzazione più spinta, dove ormai le reti, diciamo, cittadine si sono così intersecate con le altre, in cui diventa praticamente impossibile immaginare uno sviluppo dell'una che non tenga conto del grado di manutenzione necessario nelle altre. Però sono aspetti, come vi dicevo, su cui c'è molto da fare. Il PNRR dà delle prime indicazioni, diciamo, di carattere generale sulla disponibilità di investimenti. C'è un'esigenza di coordinamento, non è l'unica forse che è presente nei vari settori di impiego delle acque in Italia. Si ragiona da tempo su possibili forme di coordinamento di questi elementi, e probabilmente quello è un orizzonte su cui tutti dovremo fare delle valutazioni e immaginare come si possa giungere appunto ad un esito che sia sostenibile, più efficace, trasparente, affidabile per tutti. Ecco, non so, Erasmo, se sono elementi sufficienti alla discussione di oggi. No, per me, diciamo, hai fatto un quadro, hai completato un po' il quadro della discussione, Lorenzo. E quello che ho capito io, insomma, ascoltando te, ascoltando Giordano, ascoltando Rosario, insomma, Giovanni, insomma, quelli, è che adesso davvero bisogna un attimo creare una base di partenza, come dire, una piattaforma di partenza e di controllo, poi successivo un monitoraggio, un monitoring, come si dice, costante di tutte le fasi
che abbiamo di fronte, cioè la fase, la grande fase, che non è banale, di progettazione, gare e poi esecuzione delle opere, in maniera direi quasi militaresca un po', no? Cioè, che è una cosa non abbiamo quasi mai fatto, però abbiamo fortunatamente aziende multi-utility in grado di farcela. Insomma, la scommessa è davvero questa, e il regolatore nazionale può davvero imprimere una svolta importante, sostenere, seguire, valutare tante cose, però insomma il ruolo, avere un'autorità oggi significa avere la garanzia che tanti processi si possono mettere in moto. Questo è davvero una cosa molto, molto importante, Lorenzo, per cui davvero io ti ringrazio per il lavoro che fai te, che fanno i tuoi, il tuo staff, che è davvero una cosa, diciamo, che mancava a questo paese, che insomma si vedono anche i risultati, ecco. Quindi Lorenzo, intanto grazie davvero, e darei la parola per un saluto istituzionale, come lo ha chiamato lui, ingegner Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Massimo, ci sei? Eccoti qua, prego. Mi sentite? Sì, sentiamo, prego, vai. Allora, vado con i saluti, saluto a chi ci ascolta, alle autorità civili e militari eventuali, un saluto a Erasmo D'Angelis, lo ringrazio dell'invito in questa importante occasione di riflessione e confronto, un saluto al professor Mazzola, che ormai lo vedo insomma un po' dappertutto su tutti gli schermi, ci incrociamo quantomeno dappertutto su tutti gli schermi, un saluto a Gianni, all'ingegner Gianni. Ho guardato con molta attenzione al filmato di Barcellona, che è sicuramente un grande intervento fatto, se non ho ben capito, 20 anni fa, e che è stato utile alla gestione delle acque meteoriche a una città che ha una urbanizzazione complessa come tutte le città che afferiscono al mare, con pendenze sicuramente importanti. Quello che riflettevo è la domanda che mi sono fatto: in quanto tempo a Barcellona sono stati in grado di realizzare questi interventi dal pensiero alla esecuzione, che è il tema che riguarda la capacità di eventualmente spendere nell'idrico quella quota parte di fondi PNRR, ed è un tema fino ad oggi strutturale del nostro paese. Se il tempo medio per autorizzare grandi interventi, e immagino mutuando l'esempio di Barcellona, di poter fare un intervento del genere su una città, diciamo, possiamo dire simile, che può essere Genova, via dicendo, siamo capaci con le varianti urbanistiche a poter realizzare opere in poco tempo di tale dimensione? Non lo so. Immaginate di poter fare un intervento del genere in una città come Roma. Da noi il tema dell'approvazione rapida del progetto è un tema importante. Come sa anche l'amico Mazzola, con il decreto legge 77 e convertito in legge 108, abbiamo una procedura potente più rapida. Adesso la collauderemo e vediamo se risponde alle aspettative che ci siamo posti. Realizzare opere importanti su territori urbanizzati da noi, il periodo medio per fare una variante urbanistica, e questi interventi non sono stati interventi pianificati in una urbanizzazione armonizzata con l'esigenza idrica, e pertanto di avere aree dedicate, aree a servizi che non sempre trovi in città con un'origine, diciamo, urbanistica medievale come sono le città italiane, su un territorio complesso, su un territorio che ha una morfologia particolare. Se immaginate tutte le grandi città del centro Italia, sono città che stanno sul mare o stanno sotto l'Appennino, pertanto aree non facili. Il tema è questo, abbiamo una grande sfida che sono il PNRR, è una sfida non per noi ma per i nostri figli, perché
se falliamo, il prezzo del fallimento è un ulteriore indebitamento in un paese che già ha un indebitamento importante. Cito sempre, era credo Papa Pio VII, quando arrivarono i francesi, lo dico a Gianni, insomma, ma lo dico così come evento storico, che disse ai francesi: non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo fallire. Ecco, questo, riporto spesso questa frase perché dà un po' il senso di questa sfida. Concordo con quello che ha detto Rosario, il professor Mazzola, che forse sul PNRR è una riflessione un pochino più importante dal punto di vista dell'ammodernamento del sistema idrico italiano, direi che è un tema di riflessione da sottolineare alla luce anche dove il cosiddetto oro blu, che voi sapete tutti è l'acqua, diventerà un tema prossimo venturo in un sistema di sostenibilità e in un sistema di recupero e riciclo, e forse un ammodernamento soprattutto nelle grandi aree urbane dal punto di vista sia della depurazione sia dell'approvvigionamento, probabilmente sul PNRR sarebbe utile, e pertanto concordo. Ecco, questa è l'occasione, ringrazio Erasmo di darci l'occasione per sottolineare in eventi del genere problematiche che sono superabili, ma lo sono superabili se si condivide un percorso, e Erasmo, insomma, anche il suo ruolo istituzionale lo sta facendo su tutto il suo territorio, ed è sicuramente quell'approccio in un momento di ritrovato in cui politica e istituzioni in qualche modo sono riconducibili a un linguaggio del costruire e del fare in maniera corretta, e come ha detto il presidente Draghi, i soldi dobbiamo spenderli bene e onestamente, ma dobbiamo spenderli. Ecco, questa era l'occasione e vi ringrazio e continuo ad ascoltarvi. Ciao, buonasera a tutti. Grazie, grazie, grazie Massimo, e buon lavoro anche a te. Allora, io direi affidiamo le conclusioni a Rosario Mazzola, e quindi diciamo davvero riassumi un po'. Oggettivamente, più che conclusione, parlerei di proposizione per un futuro. Quello che, se c'è una considerazione, mi viene in questo momento, e che i diversi aspetti che sono stati trattati, cioè i diversi pilastri su cui si è fondare un futuro, sono pilastri che si tengono l'un con l'altro, cioè le risorse a fondo perduto, la capacità di progettuale, la capacità gestionale, la regolazione, sono tutti elementi che devono concorrere tutti insieme per migliorare il nostro servizio, il sistema sostanzialmente di del servizio idrico in Italia, cioè non ce n'è uno senza un altro. Quindi la risorsa a fondo perduto, se fossero utilizzate al di fuori da una logica imprenditoriale, al di fuori da una logica corretta di leva finanziaria che aiuta gli investimenti, se non ci fosse una capacità progettuale, se non ci fosse la capacità della pubblica amministrazione di guidare questo processo, tutte queste cose, se non c'è, non si risolvono le vicende. Quindi io reputo che la cosa più importante sia lavorare nel futuro per avere una sistema, un'organizzazione, una capacità di vedere i progetti, vedere le problematiche insieme, ciascuno poi faccia il suo pezzo, e anche perché, come ho detto prima, è un mio sogno fare, diciamo, con tutti, riuscire a fare partire un piano, diciamo una commissione dei marchi 2, chiamiamola così, attuale. Però la commissione dei marchi dopo non ha trovato quel terreno, diciamo, quella capacità di organizzazione a valle che sarebbe stata necessaria. E che io credo che questo sia stato un buco che dobbiamo cercare di coprire, sapendo che se non ci sono, è inutile scrivere eccellenti copioni, se non c'è un teatro non ci sono gli attori, e se poi casomai i registi, poi eventualmente in quel caso è abbastanza facile che verranno, il pubblico verrà. Grazie Rosario, ottime conclusioni, e un saluto a tutti, e ci sono, come avete visto, tanti altri convegni, tante iniziative, e quindi intanto buona serata e buona visione e buon ascolto.